chiedere, diviso che siete quattro registi che avete disegnato il film, come vi siete divisi il lavoro? Personaggi, scene, momenti, come avete fatto? Diciamo che in realtà siamo un quattro registi, però queste due decisioni di partito sono divise da 15, quindi in realtà non è così lineare, nel senso che ognuno di noi fa un po' tutto. Diciamo che per quanto riguarda tutto l'aspetto visivo, quindi il character design, il sapore del film, la cifra stilistica, molto attiene alle figure di Alessandro Franco e di altre persone che sono gli anche character design del film. E anche dei segni personaggi. Sì, le persone sono contaminate ovviamente dai pareri dell'opinione e dallo stile di anche tutti quanti gli altri, mentre invece per quanto riguarda il passaggio della tecnica del 3D, Ivan Cappiello, diciamo, il nostro esperto di tecnica, e per quanto riguarda me, diciamo, tutto il lavoro di post-produzione, montaggio, tutto quello che succede da un certo punto in poi, e l'animazione, che è un asso come animatore, attiene, diciamo, un po' di più a me, ma in realtà è vero ma non è vero. Tutti quanti poi facciamo un po' di character design, tutti quanti, soprattutto Alessandro che fa tutto praticamente. Dario è il regista, ma è anche quello che è stato candidato a Davide come miglior canzone, la canta lui, la scritta lui, ha contribuito a far partecipare tutti i musicisti che hanno contribuito alla colonna sonora. È un tribuno per arte, diciamo, per tutti i musicisti napoletani, che con il gruppo poi sta portando avanti questo progetto di musica folk in napoletano, con uno stile incredibile, cioè voglio dire, è l'unico gruppo pop che ha fatto il soldato a Zaccardo, quindi ha una sua natura anche musicale. Ripeto, quindi tutti quanti facciamo un po' di Ivan Cappiello, che nasce come iniziatore di documenti e adesso è un di 3D. Siamo un po' costretti, ma un po' anche per velleità personali, tutti quanti contaminati tra le mani l'uno e il lavoro dell'altro. È anche il bello di lavorare in poche persone, no? Di poter fare un po' tutto, considerando che l'organizzazione di questo gruppo di lavoro è che semplicemente se uno deve correggere o dare un'opinione sul lavoro di un'altra persona, si alza, va a vedere quella cosa e poi ritorna alla propria scrivania. Questo è impagabile. Un altro studio probabilmente dovresti mandare una mail e aspettare il fuso orario che magari nell'altro lato del mondo si svegliano, lavorano, quindi è un po' più complicato. Da noi diventa più semplice proprio per la natura stessa di Mad, cioè di due stanze con persone di tutto. Mad in inglese vuol dire pazzo, e quindi la Mad Entertainment, insomma, è un buon modo da napoletani di giocare con un linguaggio, di prendersi sul serio ma che a un certo punto